famiglia siamo di origine contadina, quindi i miei genitori sono figli di contadini, però mio fratello ha messo in piedi l'azienda nel 2000 e ha trasformato un'azienda di vacche, che era tipica, diciamo, delle nostre montagne. Ha deciso di tuffarsi nelle antiche tradizioni, quindi ha preso a allevare gli animali, a fare il formaggio e ha coinvolto un po' tutta la famiglia poi. Il principale lato positivo, secondo me, è la libertà. Nella produzione dei prodotti puoi fare quello che vuoi, puoi spaziare con la fantasia e anche dal mio punto di vista, che è la commercializzazione del prodotto, puoi girare dove vuoi, decidere dove andare a cercare di vendere il prodotto. La cosa principale nostra è stato il puntare sul latte di capra, anche per un discorso di proprietà del latte di capra, che contenendo meno lattosio, meno zuccheri, meno colesterolo, è comunque un formaggio anche, tra virgolette, più vendibile oggi, dove c'è un'attenzione particolare in confronto di questi discorsi. Forse il nostro prodotto principe è il Fatulì, che è un formaggio di capra che affumichiamo con bacche e rametti di ginepro, recuperando un'antica tradizione, perché i nostri nonni facevano i formaggi in montagna. In montagna l'unico arbusto che cresce per poter quindi accendere il fuoco per scaldare il latte e fare il formaggio era il ginepro. Grazie anche all'intervento di Slow Food abbiamo recuperato questa tradizione, quindi non solo quando andiamo in Malga ma anche in stalla all'inverno facciamo questo formaggio, che è chiamato Fatulì, che in dialetto significa piccolo pezzo, affumicandolo proprio al naturale col legno di ginepro. Che un altro nostro prodotto d'eccellenza sono i formaggi di malga. Per noi malga significa l'alpeggio, diciamo, è l'insieme della casetta e del pascolo, dove le mucche si trasferiscono d'estate per mangiare l'erba fresca, e arriviamo fino ai 2000 metri. Questo formaggio, che vedete anche così giallo, è un formaggio particolare, perché racchiude proprio tutta la nutritività del pascolo, dell'erba fresca di montagna che le mucche mangiano. Quindi noi, col nostro lavoro, facendo i mercatini e le fiere in giro per l'Italia, portiamo le tradizioni della nostra terra, è la cosa principe per noi.